Vincenzo Montella contro il suo recente passato è solo uno dei tanti motivi di interesse che ruotano intorno a questa partita che si preannuncia spettacolare. Per il tecnico della Fiorentina è una gara particolare ma anche un banco di prova importante per valutare la crescita della sua squadra, che affronterà un Catania in forma e assai prolifico in zona gol. Formazioni: Fiorentina con il modulo 3-5-2 che prevede davanti al portiere Viviano una difesa formata da Roncaglia, Gonzalo Rodriguez e Tomovic, a centrocampo Quadrado, Migliaccio, Pizarro, Boria Valero e Pasquali, in attacco Jovetic e Ljajic, in panchina Toni, tornato a Firenze dopo 5 anni e osannato poco fa dal pubblico viola. Il Catania giocherà con un modulo 4-3-3 che prevede davanti al portiere Handuar una difesa formata da Alvarez, Legrottaglie, Spolli e Marchese, a centrocampo Biagianti, Lodi e Almiron, in attacco Barrientos, Bergessio e Gomez. Dirigerà doveri della sezione di Roma 1, in tribuna presente il campione olimpico di tiro a segno Niccolò Campiani, grande tifoso viola, omaggiato di una maglia viola numero 8 personalizzata. A Firenze la giornata è soleggiata con qualche nuvola sugli spalti, presenti circa 25.000 spettatori. A te Filippo Corsini. Stefan Jovetic, Fiorentina in vantaggio, 43esimo minuto, Fiorentina 1, Catania 0, a te Monaco. Festeggiano i giocatori e i tifosi della Fiorentina la quarta rete in campionato di Stefan Jovetic, un sinistro dal limite dell'area di rigore, pallone basso che si è insaccato all'altezza dell'angolino alla sinistra di Handuar, proteso in tuffo, forse è partito leggermente in ritardo il portiere della Catania, ma Jovetic ha fatto ancora centro, e quello che più conta per la Fiorentina è aver sbloccato una partita complicata. Catania poco prima aveva fallito una buona opportunità in contropiede, decisivo Ljajic, che è stato ultimo uomo nell'occasione dopo un calcio di punizione che non ha prodotto effetti per la Fiorentina. Ebbene, Ljajic è riuscito a salvare su Lodi, che si stava per presentare solo davanti a Viviano. Nell'azione successiva è andato in gol appunto Stefan Jovetic. Siamo giunti al 44esimo minuto nel corso del primo tempo, Fiorentina 1, Catania 0, Siena. Calcio di punizione che seguiamo in diretta in fuori della Fiorentina, in prossimità come detto del vertice sinistro dell'area di rigore, pronto Ljajic sul pallone, Ljajic decisivo sia in occasione del gol di Jovetic sia nel salvataggio un minuto prima su un contropiede pericolosissimo del Catania con Lodi che stava per concludere in porta. Ecco il calcio di punizione che sta per essere battuto, Fiorentina che è sempre temibile sui palloni alti. Ecco Ljajic, la battuta di rete, porta, rete, rete, ma c'è il fuorigioco, annullato il gol per fuorigioco perché c'era Roncaglia che evidentemente si trovava al di là di tutti, dunque gol annullato a Ljajic che aveva segnato direttamente da calcio di punizione. È un episodio che però consegniamo alla moviola di Filippo Grassia. 11 minuti 30 secondi nel corso della ripresa, non cambia dunque il punteggio, Fiorentina 1, Catania 0, Siena. Luca Toni, il raddoppio della Fiorentina esattamente al 20esimo della ripresa, Fiorentina 2, Catania 0, linea nuovamente a Napoli. E la linea va a Firenze. Dove siamo giunti al 22esimo della ripresa, come detto nel flash su Napoli, sono bastati in pratica 120 secondi a Luca Toni per ritrovare la rete, ma è un gol da dividere a metà in pratica con Stefan Jovetic. Il tutto è nato da una stupenda verticalizzazione di Quadrado, seguiamo la Fiorentina ancora in attacco con calcio di punizione, pallone allontanato da Lodi. Tutto è nato, dicevo, da una splendida verticalizzazione di Quadrado che ha messo in movimento Jovetic, scattato in posizione sospetta sul filo del fuorigioco. Jovetic si è presentato solo davanti a Handuar, ma anziché concludere probabilmente in maniera vincente ha servito in orizzontale Toni, che non ha fatto altro che accompagnare il pallone in rete proprio sotto la fiesole. Dunque il 2-0 per la Fiorentina, gran bel ritorno per Luca Toni qui allo stadio Franchi. A monitora Jovetic, Fiorentina 2 Catania 0, siamo a metà ripresa e noi andiamo a Siena. E adesso a Firenze per Fiorentina-Catania, bella domenica per il tecnico Vincenzo Montella, Massimo Barchiesi. Eh sì, non solo per Montella, infatti è una giornata da incorniciare per la Fiorentina che centra la seconda vittoria casalinga, trova ancora uno Jovetic in vena realizzativa e capocannoniere del campionato con 4 gol e soprattutto riabbraccia il suo bomber Luca Toni, che ha impiegato solo 120 secondi dal suo ingresso in campo al 18esimo della ripresa per ritrovare una vecchia abitudine, ovvero il gol
sotto la Fiesole dopo 5 anni di lontananza dal Franchi. E Montella, l'ex della partita, può sorridere perché la Fiorentina ha offerto davvero un buon calcio. Oltre a Jovetic, splendida la prestazione di Pizarro, metronomo insostituibile del centrocampo viola. Le reti, come detto, di Jovetic al 43esimo del primo tempo con una rasoiata dal limite, di Toni al 20esimo della ripresa su assist dello stesso montenegrino, davvero altruista nell'occasione. Catania che ha giocato un buon primo tempo cercando di pungere in contropiede, ma poi è calato nella ripresa dominata dalla Fiorentina. Diretto doveri di Roma, finale dal Franchi, Fiorentina batte Catania 2-0. A te Corsia.